sotto pandemia, poi gli hanno dato l'ambrogino d'oro. È vero. No? E quindi è stato anche un inizio anche di nuovi premi, il premio Tenco da poco, e poi c'è il... Non so più dove mettere i premi. Che sciccheria. Non so io com'è sta roba. Che sciccheria, ti dispiace? Sì, ovviamente scherzo, però è bello, è sempre molto bello, insomma. E questi sono 40 anni di Una Domenica Bestiale. Questa 40 anni Domenica Bestiale. E considera però che io sono precoce, ho cominciato a 4-5 anni a scrivere, quindi è presto fatto il conto. Davvero 4-5 anni o stai scherzando? No. Ma tu così cominciamo così, non ci capisco più. Senti, così cominciamo bene, in allegria. Ma certo, perché poi voi non sapete, lui ha un passato pure da cabarettista. Sì, nel senso che portavo i cabaret di paste. Era un cabarettista pazzesco. No, però è vero, sì, dal 73 al 75. Sì. Oltre che tutta una famiglia di musicisti, il cognome del Concato è un nome d'arte perché era la nonna soprano, giusto? Sì, sì. E poi c'era uno zio violoncellista. Comunque, rigodiamoci e torniamo indietro nel tempo, i nostri 40 anni fa. La Domenica Bestiale, 1982. Domenica ti porterò sul lago. Vedrai, sarà più dolce dirci ti amo. Faremo un giro in barca, possiamo anche pescare e fingere di essere sul mare. Sapessi, amore mio, come mi piace partire quando Milano dorme ancora, vederla sonnecchiare e accorgermi che è bella prima che cominci a correre, ad urlare. Che domenica bestiale. Fabio si preoccupa dei capelli, ma tutti noi negli anni Ottanta avevamo dei capelli terribili, quindi diciamo... Ma ne avevo tanti, era una meraviglia. Era una meraviglia, sì. Ma vabbè, l'avrà raccontato mille volte, però non ci stanchiamo mai di ascoltarlo. Perché nasce questa idea della Domenica Bestiale? E nasce perché, innamorato pazzo di mia moglie, e quindi ricordo di averla scritta in pochissimo tempo, insomma, proprio perché trasportato da questo sentimento. 40 anni insieme, quindi? Sono, sì, 42 per l'esattezza. Sì. Come vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti in uno studio, io stavo registrando, era il 1979, stavo registrando il mio terzo disco, e un amico comune mi ha portato Elisabetta in studio. E tu, amore a prima vista? No, prima no, a terza però sì, a terza vista direi di sì. E come si sta insieme per 42 anni? E si sta, direi bene, almeno per quanto mi riguarda, è andata bene, cioè, è una fortuna, poteva anche non andare in quel modo. Ah, insomma, quello, no? Sicuro. E come si sta... Come si riesce a stare insieme per 42 anni? Non so, ci vuole un po' di pazienza. Una volta taccio io, una volta tace lei. Beh, insomma, è un mutuo soccorso. Esatto, realtà. Immagino. Anche l'essere capaci di essere complici l'uno con l'altro, sì, immagino. Certo. Comunque, parlavamo dei tuoi passato di cabarettista. Adesso vi facciamo vedere un eccezionale reperto di Techerai, dove c'è Giorgio Porcaro, col quale facevi cabaret, agli inizi della sua carriera a Milano, con un giovanissimo Diego Abbadantuono. Fanno, diciamo così, i terroni, così si diceva all'epoca, cioè gli uomini del sud. Certo. Certo. Arrivati nella capitale lombarda. Siete belli finché qua la rotaia non diventa bella, lucida, che pare uno specchio che può riflettere quelle corna da napoletano terrone che c'ha in testa, sfaccendate, che venite qua a nord a rubare il lavoro a noi.
questo dice, tu dici napoletana a me, tu che se t'è andata bene sei nata a Bisceglie, tu che c'ha tutta la meridionalità che si sprigiona, disgraziata, la disgrazia del meridione ce l'hai dentro, sì. Che tu ti spacci per settentrionale, vieni qua in mezzo a noi, che lo siamo settentrionale, te vieni qua a rompere le scatole a noi, sente, disgraziato. Sente bello, guardi che salti sul tram come una scimmietta, pigli il troller e te la avvolgo su quel collo taurino da King Kong e ti ritrovi, Guardi che il jump è sacra, e ti spezzo le cornette, così te le spezzo, le corna a me. Tu, le disgraziato ronciolo, non sei altro. Senta bella, guarda le mani, guarda che salti sul tram, faccio barba e basetta a tutti e a te ti faccio pelle e contropelle. Te lo ricordi qualche sketch di quegli anni? Sì, grande tenerezza. Sì, mi ricordo anche che facevamo uno spettacolo che era, insomma, che aveva anche qualche velleità e non era soltanto la canzoncina più o meno pepata e la barzelletta, era insomma una cosa fatta molto meglio. Ma ti piaceva far ridere? Poi far ridere, diciamo, sì. Ho capito quello che intendi, era un'ironia sulla contemporaneità probabilmente, sì, certo, quindi avevi sempre certo. Al tuo livello, sai, non è un livello basso, no? Io poi, non è che facessi molto ridere, la mia parte era quella di un industriale di Milano. E quindi parlavo in questo modo qui, non è che capisci? Cioè, ma ricattivissimo come industriale secondo te? No, mica tanto, anzi ero spesso intenerito dalle maestranze, diciamo. Quindi, pago pretendo? No? Sì, beh, un po' di pago pretendo, certamente, se no scusa, uno non fa, no? L'imprenditore, no? L'imprenditore di quel tipo lì, insomma, vecchio stampo. E la regia era del grande Gianfranco Funari. Che lui è stato... ricordi di Funari? Oh, Funari, beh, intanto diciamo subito che Funari mi ha salvato, non dico la vita, ma quasi per un paio d'anni. Nel senso che dal 79, anzi dal 78 al 1980, pur avendo pubblicato dei dischi, non succedeva nulla. Mm. No? E quindi... Gianfranco, sapendo di questa cosa, ogni tanto mi chiamava con sé e mi portava a lavorare con lui. Io suonavo tre, quattro delle canzoni sue, del suo spettacolo, e poi permetteva a me, grandissimo privilegio, di fare altre tre o quattro canzoni. Quindi era una roba, per me era un regalo pazzesco. Quindi generoso. E com'è? Generoso, quindi. Generosissimo. Naturalmente io alloggiavo dove alloggiava lui, e quindi insomma, anche questo. E in più mi dava anche qualche soldino, insomma. Quindi è stato veramente una sorta di secondo papà per me. Ma davvero? Sì, è stata una cosa veramente che mi intenerisce molto quando ci penso. Ti vedo. E invece... lui sembra più, no? Sì, c'è, no? L'immagine che abbiamo di lui è anche un po' guascona, no? Ma quella, certo, che è rimasta, certo, di lui. Certo. E invece è bello sapere. Mi chiamava, Fabio, come stai? Dico, ma guarda, veramente, insomma, non sto lavorando. Non stai a lavorare. Te passo a piatta, te pio io dopodomani. Passo con la macchina. Fatte trovare. Fantastico sentirti, sì, parlare romanesco, lo dico. Beh, ma io so parlare tutti i dialetti, no? E lui, due giorni dopo, passava con la sua macchina, andavamo a fare la serata, una bella mangiata, risate, eccetera, e insomma, chi l'avrebbe fatto allora? Vedi, poi è bello sapere che c'è poi una complicità, un'amicizia fra talenti, che è una cosa che mi commuove sempre, perché poi nessuno si salva da solo. Ah no, quello è sicuro. Ti imitava Gigi Sabbani con Raffaella Carrà, qui la vediamo in... adesso ti faccio vedere... sì, Gigi. Nel salotto di Raffaella, vediamo. Concato, se vogliamo fare una... Sì, tu hai il microfono? Sì, ce l'ho qui. Un fiore di maggio? Sì. vieni qua, Fabio, dai. Figurati se non mi tirava in ballo. Questo non era... Vieni qua, ti lascio il mio posto. Tra un po' cominceremo a fare serate insieme. Tu che sei nata dove c'è sempre il
caso. Sopra uno scoglio che ci si può tuffare. E col sole c'è là dentro al cuore, sole di primavera. Su quello scoglio immaginato un fiore. E ti ricordi? E ti ricordi c'era il paese in festa. No, questo, va bene. Buongiorno. Tutti ubriachi di canzoni e di allegria. E tu che mi dicevi, guarda su quel gabbiano. No. Oh, stammi vicino e tienimi. Non eri felicissimo? Un po' intimidito? No, sì, ero un po' intimidito. Poi erano le prime volte che un personaggio importante come Sabani mi imitava con me, cioè con me lì vicino, insomma, ero un misto di eccitazione, di stupore anche, perché non lo sapevo, non sapevo che avremmo fatto questa cosa e quindi ero anche un po' preoccupato. Direi. Da cosa? Dico, ma chissà, mi massacrerà, non so. E invece è stato bravo, insomma, non ha esagerato neanche troppo con gli uccellini, diciamo. Ma certo. Senti, pure anche il nostro Mezzancella ti imita, eh? Ah, non so, sì, se sì, conosco. Prima imitazione fatta, non sì, so se sei pronto ad accettare anche questa. Me l'ha detto, solo un pezzettino, guarda. E ti ricordo ancora le braghe corte del tuo fratello, le gambe viola. Tua mamma stanca, costretta a farti un po' da padre. Me la ricordo ancora tutta bianca. Anche il fraseggio. No, scusami, mi sta raccontando una cosa Jessica, che mentre lui provava... Sì, sì, è un attimo... È scoppiato a piangere, si è proprio commosso. Sì, sì, mi sono perché... accorta. Sì, perché le sue canzoni sono state... Più le volte... sue nel senso, le vostre volevi dire. Le tue canzoni, lei. Fabio cioè... Concato, sono state la mia colonna sonora di tanti viaggi con la mia famiglia. È stata proprio la colonna sonora dell'infanzia, di domeniche bestiali passate, andare certo, dai parenti, certo, di domeniche... Certo. E quindi vedendolo qua... Ti sei emozionato? Sì. E anche adesso. Ma che bello! Ma che bello! Grazie. Perché poi sai cosa hai Fabio? Che comunque tutte le tue parole sono, restituiscono un'idea di grande tenerezza e di grande insieme gioia di vivere, non però ostentata. È così? Sì, sai, io dico sempre sono doppio, ma non tanto perché io sono gemelli come segno zodiacale, ma perché sono veramente così, cioè io sono capace di essere... Adesso nostalgico, malinconico, e tra mezz'ora invece rido e scrivo una canzone ridanciana. Ecco. Quindi, come le fai parlare le due parti? Non lo so, a volte è molto faticosa la mia gestione, cioè, perché non sono in due, siamo in quattro dentro, per cui è veramente... Oggi quanti siete? Ma oggi credo un paio, siamo in pochi oggi. Fiore di maggio! Tu che sei nata dove c'è sempre il sole, sopra uno scoglio che ci si può tuffare, e col sole c'è là dentro al cuore, sole di primavera, su quello scoglio immaginato un fiore. E ti ricordi c'era il paese in festa, tutti ubriachi di canzoni e di allegria. E pensavo che su quella sabbia forse sei nata tu, o a casa di mio fratello, non ricordo più. E devo dire, doppiamente emozionante, perché è dedicata a tua figlia Carlotta. Certo, certamente. Dov'eri quando è nata? Dov'ero?
ero a Milano, per fortuna. Ma eri vicino alla sala parto? No, ho assistito. Ecco. Io avevo detto a mia moglie, vediamo come me la sento, insomma, se mi sento sei di entrare. Sei entrato in sala parto? Certo, certamente. Perché non era così scontato all'epoca, no, non era così scontato, e mi ricordo che c'era anche qualcuno che ostentava questa cosa, tra i mariti, i papà, che erano lì nel corridoio, e invece un paio erano entrati, ma sono svenuti immediatamente e quindi li hanno portati fuori, tra l'altro mettendo profondamente a disagio i sanitari, perché un omone, ce n'era uno che pesava 110 kg. Non ci credo. Subito, c'è il tempo di... Cioè, tu immagina, tu stai partorendo, che già non, io non beh, sono ti rendi conto, ma poi era però, una fallita. Però, che già non è una cosa semplice, esatto. Giusto, no, Laura? No, tuo marito dice, ti amo, amore mio, vengo accanto a te, sì. E poi muore, sviene. Sviene, ne sono svenuti due. La maggioranza due. Fanno così, anche adesso. Cioè, come succede? La maggioranza fanno così? Ma questa è una scena classica. L'uomo sviene al padre, perché adesso... E invece per te cos'è stata quell'emozione? Beh, è una cosa che è difficilmente raccontabile, insomma. Eri più preoccupata, emozionata, felice? No, ero... Ma forse non ero neanche sulla terra in quel momento. Non si può spiegare. Ma spiegarlo è difficilissimo. No. Andiamo a cantare, Fabio, che ci fai sentire anche Fiore di Maggio. Sono vieni, venuto dai. Qua per quello. Vieni, com'è che si dice? Com'è? Allora, come l'avrebbe detto Funari? Fabio, vieni a cantare, dai, su bello di mamma. Adoro. Gianfranco era un mito. E invece l'industriotto milanese come lo diceva? Cicetti, vieni qui, dai, facci due canzoncine che ti pago bene. Grande Fabio Moncato. E ti pago i soldi, ci sono sempre di mezzo. Di sete di lame, con questo vento così caldo, ritrovo tutti i miei perché, la luna che nasce nei tuoi occhi, nei tuoi fianchi, dentro me, oh, oh mamma, dacci amore, e non aspettare me, ho nel cuore una cometa. Se mi guardi la vedrai, maledetti c'è un dancing, e come in un vecchio film balleremo un sexy tango con le note che ci picchiano tra i denti. Oh, yeah. Questa mi ricorda un'altra canzone. Tu che sei nata dove c'è sempre il sole, sopra uno scoglio che ci si può tuffare, e quel sole ce l'hai dentro il cuore, sole di primavera, su quello scoglio in maggio è nato un fiore. E ti ricordi c'era il paese in festa, tutti ubriachi di canzoni e di allegria, e pensavo che su quella sabbia forse sei nata tu, a casa di mio fratello non ricordo più. E ci hai visto solo dal cielo, ci hai trovato piano, sei venuta giù, un passaggio da un gabbiano, ti ho posata su uno scoglio ed eri tu. Antonio, vieni, Urbano, scusami, vieni, perché c'è Bezzarciana che piange, non l'ho mai visto piangere. Come non ce la fai? Ma che stai a fare? Stai a piangere. Ma fai piangere, che devo fare? Scusate. No, perché poi è nata Aurora da poco, quindi forse. Grazie.
Okay, carino, che belli gli uomini che esprimono. Bravo, scusa, innanzitutto grazie a Ornella Turbano. Certo, Ornella. Bravissima, grazie, pianoforte splendido. Antonio, tesoro mio, vieni Fabio. Scusa. No, non ti devi scusare, siediti qua con noi, così stai vicino a noi. Esatto. Non sei solo. Ma perché ti commuovi così? Ma perché, cioè, è poesia. Cioè, suoni di un'infanzia, di un passato bello. E quello che ti ricordi è sempre bello del passato. Cioè, le cose brutte magari le rimuovi. E lui è legato a cose belle. Che carino. Scusate. No, scusate, un accidente. Amore nostro. È fantastico. Va bene, dai. Allora, su. Via. È bello, gli uomini che piangono sono bellissimi. Gli uomini che esprimono. Esatto, che noi sai, siamo l'hashtag La Lega per il Maschio Fragile, perché a noi ci piacciono i maschi fragili. Vi faccio vedere un altro uomo dolcissimo, è Fabrizio Frizzi, che canta una domenica bestiale con delle parole inventate. Era il 1985. Fabio Concato, cantautore, credo milanese se non sbaglio, di grandissime, di bellissime canzoni. La sua canzone più famosa si intitola Che Domenica Bestiale, o La Domenica Bestiale, o dir si voglia Domenica Bestiale. Voi dovete scrivere un vostro testo matto su questa canzone, sulla metrica, e noi ve ne abbiamo proposto uno, anzi ve ne stiamo per proporre uno, che è intitolato Primo Gennaio, proprio la giornata odierna vissuta da noi in questa maniera. Oggi è il primo di gennaio e sto al caldo insieme a te. Non mi posso lamentare e continuo a nevicare. Ora devo terminare questa bella canzone perché il tempo è terminato. Eri amico di Fabrizio? Sì, ci vedevamo poco, però c'era una stima reciproca notevolissima. E a proposito di uomini che esprimono... Gentili. Sì, gentilezza, affetto. Lui era uno di quelli sicuramente. Senti, cos'è rimasto del ragazzo che, diciamo, militava nel movimento studentesco? Ma io credo che le cose che mi piacevano allora e per le quali ho dato una mano poi, perché io non ero proprio un attivista, però mi aiutavo, ciclostilavo, volantinavo. Cosa sognavi? Sognavo un mondo migliore, un mondo diverso, ma è ciò che continuo a fare ancora oggi. Cioè le cose che hanno alimentato la mia voglia di darmi da fare di allora sono esattamente le stesse di oggi. Non sono cambiato da quel punto di vista. 1977, i tuoi esordi di Martin. Oh, ragazzina. Ragazzi, Fabio Concato! Ragazzina, piccolina, ti ho comprato il gelato, il caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace, colombina, che non ti piace affatto il profumo della mia brillantina. Vorrei portarti nel Texas con me e costruire il nostro piccolo ranch. Qualche animale dici che ci sono già io, ma non scherzare, ragazzina. E sei in tour con Musico Ambulante Tour, che già quest'estate era tutto sold out. Tu l'hai visto cantare, no? Non era nella tua scuderia, Fabio? No, non era della mia scuderia, però lo seguivo perché mi piaceva. Era un personaggio che ha segnato un'epoca, secondo me. Cioè, quando io sento questa canzone, La Domenica Bestiale, eccetera, mi sento una ragazzina che... Insomma, sono passati un po' di anni. Ma tu sei una ragazzina, Mimma. Mi piacerebbe ancora. Ma sì che lo sai. Adesso vi faccio anche sentire nell'ordine e dove sono. Eccoli qua. E ti ricordo ancora Tienimi Dentro Tre, Guido Piano e Rosalina. Vai. Rosalina. 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 Guido Piano,
che mistero dopo il ponte cambia il mondo, viene voglia di cantare. Rosalina, Rosalina, tutto il giorno in bicicletta fino a sera e sera, chissà polpacci poveretta fino a sera e sera, chissà che piedi gonfi avrai. E ti ricordo ancora quando scoprirono che mi accarezzavi piano, e mi ricordo che ti tremavano le mani ed un maestro antico che non capiva. La tenera Rosalina, cicciottella e dimagrita e fa l'ingegnere, è così, ma lo leggo. Sì, 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 credo che sia ancora molto magra, non so se l'ingegnere o l'architetto, ma insomma comunque era una donna meravigliosa, insomma, nonostante le forme un qualche po' abbondanti, che poi nella canzone dico 90 kg, ma in realtà ne pesava 110, quindi insomma era ancora più abbondante. Però era fenomenale perché lei sapeva benissimo che non le sarebbe servito a nulla andare in bicicletta. Anche perché quando andava in bicicletta mangiava le meringhe e i bignè, cioè, quindi insomma, era un po'. E quando ha sentito la canzone cosa ti ha detto? Non lo so perché non ci vedevamo più. Ah, quindi c'è una Rosalina, si chiama proprio Rosalina? No, non si chiama Rosalina. E non possiamo dire il suo nome, magari... Ma no, no. Non hai mai saputo se si no, è... No, non lo sa. C'è una Rosalina, lo sappiate lo che... Sa dov'era sulla spiaggia di Viserba. Viserba, vicino Rimini, sì. Tu, Rosalina, che non ti chiami Rosalina, sulla spiaggia di Viserba, ti ringraziamo perché certo. Grazie a te e a, diciamo, l'impressione quasi impressionista che hai causato nell'animo, del gentile animo di Fabio Concato. Io l'ho sempre considerata una canzone d'amore straordinaria. No, davvero. Cos'è poi che ti fa innamorare, fa al di là dell'amore per tua moglie in generale, cosa che ti fa innamorare? Boh, molte cose. E ovviamente all'inizio l'aspetto fisico, no? Ma quello è abbastanza normale. Però poi basta che una donna bellissima apra la bocca e non vada bene perché si smonti tutto, ma credo che sia... Certo, per tutti. È reciproco, dice la perdone. Andiamo allo specchio, vieni Fabio. Ah, allo specchio. E certo, questo è, mia, ti specchio. Tocca, la prima volta che vieni in studio devi passare sì, per... Tu hai fatto anche parecchia psicanalisi, no? Sì. Cosa hai scoperto di te con la psicanalisi che prima non sapevi? Ho scoperto che alcune cose che mi terrorizzavano invece possono diventare una risorsa. Tipo cosa che ti terrorizzava? Ma tante cose mi mettevano ansia, non che adesso ne sia fuori completamente, però molte cose le ho superate, insomma, le ho superate e ci andavo volentieri anche, questa era la cosa che mi aveva sorpreso e della quale mi parlò anche il mio medico di allora. Mi disse, è strano che lei venga volentieri da me. Ma tu perché? Però non era, non era proprio un percorso psicoanalitico, era una terapia d'appoggio. Vabbè, che è una cosa un po' diversa. Perché avevi bisogno di una terapia? Io ho fatto 20 anni perché... di psicanalisi, sempre psicanalisi, per cui figura, parli con certo, una sorella. Sì, ecco. Sì, certo. E... perché ero pieno di paure, di fobie, di ansie, mi metteva ansia tutto. Anche... Dimmi un po'. No, non lo so, io scrivevo tutto su un pezzettino di carta. Allora, lavare la macchina, portare la roba in tintoria, poi vivevo da solo, che ne so, telefonare al dentista, diventavano tutte, che erano cose assolutamente della quotidianità, no? Ma diventavano tutti degli scogli da superare, delle prove, cioè è pazzesco, no? E poi, vabbè, naturalmente non stavo bene, cioè avevo degli attacchi di panico. Hai capito che cosa ti aveva portato a, appunto... No, e ti dirò di più che... Il mio psicanalista
mi disse che non era importante che io lo sapessi, o forse era meglio che non lo sapessi. È una teoria interessante, vogliamo sempre capire tutto, forse delle volte è meglio sì, non capire. Esatto. E, forse una forma di depressione, forse il successo, non lo so. No, perché il successo in realtà doveva ancora arrivare. Ah, quindi forse la mancanza di successo. Boh, forse sì. Partiamo da Gigi, sì. Papà. Papà Luigi. È stato lì con me, ciao sì, a giocare con la musica. E pensavo la mia vita forse è questa qui, ma tu giurami che un giorno suonerò così. Suoni così bene che mi vien da ridere. Era il tempo in cui cominciavo ad amar la musica e amavo te. Just moving with me, I find you as a line. Just moving with me, I find you. Questa foto di quando ero piccolo, scattata all'Idroscalo nel 1956, e la faccia che io avevo sempre quando mio padre voleva farmi ridere, che ci riusciva sempre perché era... Papà rappresentante di occhiali con un grande amore per la musica. Per la musica e anche, devo dire, un grande talento musicale. Sì. E tu questa canzone l'hai scritta, in sua memoria? Sì, sì. Dopo quanto tempo che era morto? Dopo tre anni, insomma. Avevo bisogno di metabolizzare, esatto. Non potevo scriverla subito, no, certo. Sarebbe venuta fuori una roba. Tu amavi moltissimo papà, no? Sì, 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 certo, molto. E lui che non ha potuto fare il musicista fino in fondo, in qualche modo hai anche riscattato un suo sogno, secondo te? Ma assolutamente, te. No, lui me l'ha proprio detto. Che bello. Lui me lo disse. Mi disse, guarda, il fatto che tu abbia invece avuto questo coraggio e questa anche perseveranza, eccetera, mi inorgoglisce e mi piace, è un po' come se tu mi stessi vendicando. Vabbè, perché lui forse erano altri tempi, non poteva permettersi di rischiare, no? Quindi ci si sposava, c'era la famiglia, quindi sì, si rimaneva. No, ma poi i musicisti allora, insomma, come adesso, stavano via parecchio, ma adesso c'è un'altra mentalità, c'è un'altra testa. Anche le nostre compagne sono sicuramente diverse dalle compagne di allora, no? Dalle certo. mogli di allora. E, quindi... e poi mamma Giorgina, invece anche lei ha dedicato una canzone. Sì. E che cosa ti ha comunicato il loro amore? Era una coppia che si amava, anche che tu hai ricostituito? Sì, si amavano, anche se poi si sono separati. Uno dice, beh, ma allora come si amavano? Sono separati. Ma si separarono loro? Sì, sì, si separarono. Ma no, non per motivi, ma per un motivo, non lo so, io dicevo, è bella quella lampada verde, e l'altro o l'altra diceva, ma veramente non è verde, è rossa, e allora lì diventa veramente una battaglia. E tu quanti anni avevi? Beh, quando si sono separati io ne avevo 13, e mio fratello quindi... 16, sì. E ti fece soffrire questa cosa, non era così comune parecchio. Come ora? No, parecchio. Anche se facevo finta di niente. E gliel'hai mai detto che ti era dispiaciuto non vederli insieme? Beh, sì, sì. L'ho detto, soprattutto a mia mamma, sì. Senza colpevolizzarla, immagino, perché il tuo no, animo no, è gentile. No, assolutamente. No, le colpe poi sono, come sempre, equamente distribuite, quindi figurati. E poi c'è Giulia, la tua figlia più piccola. Mia figlia più piccola. Vediamo. Canto questa. Che parla di noi due, che l'aria di un uomo e di sua figlia che viaggiano un po' come due fidanzati, e di se ti va, e in sua pena, e quanta passione hai dentro gli occhi, e adesso che comincia l'orchestra ti blocchi, ti emozionerà.
Questo specchio è un viaggio generazionale, no? Che cosa hai insegnato alle tue figlie che avevi ricevuto dai tuoi genitori? E su che cosa invece sei stato diverso dai tuoi? Beh, io credo di aver dato... non ho insegnato granché, no, nel senso si insegna che... anche con l'esempio, non è cosa sì, trasmesso. Sì, esatto. Credo l'affetto, l'amore... la stima per le persone che se la meritano, che vivono bene, che vivono bene nel senso morale, etico, non nel senso certo, economico. E ho insegnato sempre di essere gentili, cortesi con le persone, di avere pazienza, anche se io poi ne ho pochissima. Cioè, io dico nella allora, tua vita, non traviare subito. Qualcuno non è stato gentile con te? E come ci sei rimasto, come sempre nella vita? Ma ci si rimane male, ma tanto ti ferivano le offese, ti ferivano la mancanza di... soprattutto in ambienti così complicati, anche competitivi come la musica, no? Ti è capitato di essere ferito, è stato ferito da qualcuno? No, ferito no, però uno dei motivi per cui ho sempre vissuto in modo un po' defilato la mia carriera, insomma la mia attività, è perché c'era da sgomitare molto e io non sono capace. Sì, e quello è un grande handicap per uno che ha intenzione di cantare davanti a un pubblico. Cioè, però ti posso dire una cosa, forse proprio il fatto di non essere appunto competitivo, aggressivo in un mondo dove tutti lo sono, ti ha restituito l'amore degli amici che poi ti hanno aiutato da un'altra parte e poi ti ha reso unico. Che è la cosa più importante nell'arte. Io ti ringrazio, è una gran bella analisi questa, domani me la rivendo. Non lo so, l'ho buttata qua giù, buttata qui, mi è venuta in mente però ora. Però funziona, funziona. Vai, c'è Nina, la nipotina. Nina. Come un aggeggino sì, ma fretta di parlare. Se non mi ascolti, nonno, che cosa dovrei fare? Bene, te lo dico un'altra volta. Ma cosa ha detto Nina? Boh, e chi lo sa? E lei è la figlia di Carlotta? Lei è la figlia del Fiore di Maggio. Sì. Quanti anni ha? Adesso ha 2 anni e 4 mesi. Tu stai impazzito, immagino. Abbastanza. Ho le crisi di astinenza. Io ultimamente sono stato via 10 giorni. Beh. Non vederla per 10 giorni mi... Senti, Fabio, ma c'è una cosa che ti fa arrabbiare una volta che hai perso le staffe? Qualcosa che... insomma, un momento nel quale non ti sei riconosciuto perché appunto magari ti sei arrabbiato oltre misura? Ma io mi arrabbio di solito quando vedo la gente, le persone che se ne fregano di tutto e sono convinti di poter fare quello che gli pare, scambiando questa cosa per democrazia, no? Per libertà. Quello mi fa molto arrabbiare e quindi mi fanno molto arrabbiare alcune cose che provengono dalla politica, sempre vita pubblica. Invece sul personale? Sì. Ma no, sul personale è difficile che mi arrabbi. Oddio, non sono proprio uno che si fa randellare sulla testa. Ma questo però, sì, sono intelligente, però, non saresti qui. Però no, è molto difficile che mi arrabbi. E cosa sogni per tua nipote? È una bella domanda questa, perché siamo tutti molto preoccupati, noi altri nonni che abbiamo i nipotini così piccoli, perché non sappiamo esattamente che cosa li aspetti. Io poi però penso che loro si arrangeranno, perché spero sarà una donna in gamba, emancipata, e quindi si arrangerà, l'abbiamo fatto tutti, dovranno farlo anche loro. Però il pensiero, i tanti pensieri della nostra società, quando penso ai miei figli anche, insomma, non mi fa piacere, mi preoccupano molto. Però grazie, io spero. Grazie Fabio, meno male che c'è la tua musica che ci dona un po' di
dolcezza delle, grazie a te, delle complicanze della vita. Adesso Mezzancella realizza il suo sogno e canta insieme. No, non è vero, canta con Fabio Concato, ma cantiamo tutti quanti qui accompagnati da Ornella D'Urbano. E facciamo una domenica bestiale, scusatemi, venite, venite, non siate timidi. Ah sì? Facciamola. Possiamo venire tutti quanti qui, perché ma comunque... Caspita, certo. Cantare in gruppo, vieni, bello. Vieni, bello. Vieni. Non piangere io, Non piangere, però. Sto tranquillo. Dai. Sto tranquillo. Domenica ti porterò sul lago, vedrai sarà più dolce dirsi ti amo. Faremo un giro in barca, possiamo anche pescare e fingere di essere sul mare. Sapessi amore mio come mi piace partire quando Milano dorme ancora, vederla sonnecchiare e accorgersi che è bella prima che cominci a correre e ad urlare. Che domenica bestiale, all'altro com'è bello il tuo cuore, io papà, e com'è grande il tuo cuore, grazie. E quante ce ne regali, continuerai a regalare sempre di questo, ti siamo grate.